Appuntamenti tradizionali, sport, musica e cultura all'interno del cartellone estivo brindisino denominato Un mare di eventi, con il primo cittadino che si dice già soddisfatto delle presenze in città in questa prima fase estiva. Noi confidiamo che questa partecipazione si arricchirà ulteriormente, proprio anche grazie a questi eventi che vanno dalla musica alla parte dello sport connessa al mare, insomma, Proprio per al segnalibro, illustrare un po' quel Festival modalità sui con cui si libri è e tante raggiunti. altre Sì. attività. Quindi noi vogliamo anche l'occasione per augurare a tutti una buona estate e una grande partecipazione a Brindisi. Assenti o quasi gli eventi per i più giovani, senza nomi da richiamo per i ragazzi, con un cartellone che però potrebbe essere ampliato con l'arrivo di finanziamenti aggiuntivi. Questo cartellone comprende una serie di iniziative che vanno dalla cultura alla creatività, iniziative in periferia, e lo sport sicuramente su cui noi stiamo puntando tanto, fino anche ad iniziative su cui stiamo lavorando a livello regionale per un ulteriore budget da dedicare agli eventi dell'estate brindisina che ci permettano di portare visitatori in città. Anche in questa occasione ad affiancare l'amministrazione comunale, il Teatro Pubblico Pugliese. Il Teatro Pubblico Pugliese partecipa, come dicevo, più che a un cartellone statico, cristallizzato di eventi, di iniziative, è un processo voluto, pensato, avviato dall'amministrazione comunale per dare forma, consistenza a un progetto di sviluppo e di promozione del territorio.